È giorno di festa per questa splendida vallata, che vede dischiusa alle sue attività e dai suoi traffici nuovi orizzonti. Da questa mattina la vaporiera percorre sbuffante le rive del Brenta e reca visitatori e curiosi. Per quello che riguarda il caso europeo, la rivoluzione moderna degli eserciti è fondamentalmente basata proprio sull'utilizzo del treno. Il treno crea la guerra moderna, permette il raduno e l'impiego di eserciti che contano ormai milioni di coscritti e che devono essere avviati in tempi rapidissimi, in settimane, a volte in giorni, contro il nemico. Lungo la linea Carpaneva-Stagna attraverso il Brenta passava uno dei 7 sbarramenti della Val Brenta, progettati e costruiti tra il 16 e il 17 per evitare un possibile sfondamento da parte dell'esercito austro-ungarico lungo la valle. Passiamo sulla cima del Col del Merlo, quota 350 metri. È un caposaldo in quota che domina la valle del Brenta sia verso ovest che verso nord. Volendo schematizzare, gli sbarramenti erano 7. Volendo schematizzare, in realtà era una fascia continua di difese, no? Cosa sono queste difese? Sono serie di capisaldi ai lati della valle con mitragliatrici, artiglierie, trincee, eccetera, che dovevano impedire la penetrazione degli austro-ungarici sul fondovalle. E molto spesso in posizione coperta dietro a questi a queste postazioni, a questi nidi, c'erano i baraccamenti dove alloggiavano i pochi reparti, le squadre appunto che guarnivano questi nidi, diciamo. La ferrovia risultò in quel periodo, in quegli anni terribili, in quell'ultimo periodo terribile, dilaniata e bombardata, ricoperta da granate e da residui di carri rovesciati, soprattutto la stazione di Cismon. Gli impianti furono distrutti, le linee telegrafiche interrotte e tutto assunse quel caratteristico aspetto spettrale di guerra. Era una linea proprio di prima linea, di trincea. La ferrovia rimase in quel periodo un ricordo triste, quella che doveva essere la grande ferrovia internazionale che doveva trasportare viaggiatori dai porti di Venezia e merci a Trento, diventò un campo di battaglia, lasciando trasparire tristezza e morte. Molti profughi non tornarono più in valle alla fine del conflitto. Alcuni morirono di malattie, altri di stenti, in paesi per loro stranieri. Altri, semplicemente, si trasferirono in modo definitivo. Chi invece volle tornare? Cercando le case, cercando i campi, cercando le terre, trovò solo macerie e devastazione. Le viti recise, osterpate, i campi che impregniamo del nostro sudore, induriti come il lastrico di calcinacci e dalle ruote dei pesanti veicoli, e le case atterrate o sventrate dalle granate, sconquassate dalle esplosioni. Delle altre non restavano che muraglie nude, screpolate e affumicate.